l'amico l'architetto Simone Ferretti, che avrete poi, i pochi fortunati forse di voi che riusciranno a venire il 7 aprile al Forte Appio, nell'ambito del ciclo dei cancelli aperti, avranno modo di apprezzarlo nuovamente, perché appunto è la persona che, diciamo, insieme a me vi illustrerà il Forte Appio il 7 aprile. Qui oggi lui c'è proprio qui per dare un'immagine, già una prima idea su quello che è appunto il Forte Appio, e non solo, perché lui è un grande esperto di tutto il campo trincerato di Roma, quindi ci spiegherà cosa sono questi forti, queste batterie, queste strutture militari così interessanti, così imponenti, che, come appunto ci dirà, hanno avuto poi una vita molto breve dal punto di vista, diciamo, il motivo per cui erano nati, ma che ancora oggi fanno parte ormai del paesaggio romano, e su questi forti, come ben illustrerà lui, ci sono dei progetti, delle idee molto interessanti sull'utilizzo oggi, quindi oggi in questi tempi molto lontani dal momento in cui questi forti sono stati pensati, l'idea di cosa oggi riuscire a fare, a realizzare questi bellissimi, importantissimi manufatti. Ovviamente il Forte Appio è quello che a noi ci riguarda più da vicino, perché appunto è inserito perfettamente nell'ambiente dell'Appio, e quindi per noi ha un'importanza particolare, però naturalmente tutti gli altri anche sono molto importanti. Quindi siamo molto curiosi di sentire dalle parole di Simone Ferretti proprio l'importanza di queste strutture, quindi con grande piacere lascio la parola. Grazie. Buonasera a tutti, faccio parte di un'associazione culturale che si chiama Campo Trincerato Roma, che si è costituita nel 2007 proprio con l'unico obiettivo di dedicarsi ad approfondire gli studi e a proporre ipotesi di riuso di questi beni, appunto, questi forti che formano il cosiddetto campo trincerato di Roma. La parola campo trincerato non è una parola che fu, diciamo, attribuita solo al campo trincerato, appunto, di Roma, ma è nella tecnica fortificatoria ottocentesche, e fondamentalmente era costituita da un sistema di fortini staccati che componevano un anello intorno alle città, a tantissime città europee, e il termine coniato per definirli, a differenza delle mura urbane che erano dei sistemi continui, fu definito appunto campo trincerato, in francese campo de tranché, in inglese entrenchant field, quindi il nome è sempre lo stesso in tutta l'Europa. Da questa associazione che abbiamo creato solo appunto nel 2007, con appunto l'obiettivo di andare a rafforzare la consapevolezza della loro esistenza all'interno della città di Roma, c'è stato un primo passaggio, direi fondamentale, quando insieme al Dipartimento di Architettura della Facoltà di Architettura della Sapienza ci è stato chiesto se volevamo collaborare alla realizzazione di un libro che si chiama Operari Forti, che abbiamo realizzato tra il 2008 e il 2009, un libro dove si cercava di approfondire diverse tematiche in merito all'oggetto edilizio del forte e a tutte le problematiche connesse ad esso. Successivamente alcuni professionisti da me capitanati hanno deciso di mettere su un gruppo di studi interdisciplinare denominandolo Progetto Forti, staccandosi dal solo tema di Roma e affrontando il tema del recupero di queste strutture fortificate, perché sono simili in tutta Europa e quindi anche in Italia, e di campi trincerati in Italia ce ne sono, diciamo, tanti, sono diverse tipologie, ci sono quelli che sono sulle coste, come a Messina, come a Reggio Calabria, come a Genova, come a Ancona, quelle che stanno sull'Arco Alpino, su tutto l'Arco Alpino, quindi dal Piemonte, la Valle d'Aosta, Piemonte, fino ad arrivare al Trentino. Ce ne sono alcuni che sono invece collocati in situazioni più urbane,
e quindi delle città più importanti, più conosciuti, più studiati sono quelli di Mestre, Marghera, Venezia, che ha una sua particolarità in quanto è in pianura ma è una pianura lagunare, quindi un sistema un po' particolare. C'è quello di Verona. E questo gruppo che ha fatto e anche degli altri porti di Roma? No, sì, su Roma noi li stiamo studiando tutti, però questo gruppo per ora è su Roma. L'ambizione futura è quello di poter far legare con altre esperienze italiane con cui siamo in contatto e con cui ci siamo scambiati diverse notizie e esperienze, soprattutto un po' in alcuni convegni che si sono tenuti in giro per l'Italia, da Venezia fino a Messina nel corso del tempo. Poi di tanto in tanto ci sono dei momenti in cui l'atmosfera si scalda di più e sembra che debba accadere qualcosa, altri momenti che scende un po' di più, però l'importante è mantenere alta la costanza degli studi e soprattutto il dialogo istituzionale. Ecco, questo gruppo di studio, Progetto Forti, ha questo obiettivo, questa ambizione e stiamo obiettivamente lavorando su questo, quindi partendo da un'associazione culturale stiamo cercando invece di portare più professione nell'ambito di questo progetto, perché abbiamo capito che al di là del fatto culturale assolutamente nobile e quindi cercare di diffondere la cultura di questi beni presso le amministrazioni locali, presso la cittadinanza, c'è poi un tema che è molto più complesso, che è quello di capire come reimpiegarli, che tipo di studi specifici fare su questi oggetti per riportarli a nuova vita, considerando che le amministrazioni a tutti i livelli, dal Comune di Roma, per rimanere a Roma, la sovrintendenza competente in materia, hanno tanti e tali difficoltà operative su tanti altri beni culturali, pensiamo sempre che stiamo a Roma, quindi dal Colosseo fino all'Eur, per dire tutto l'escursus del patrimonio storico, archeologico, architettonico che c'è a Roma, il tema dei forti diventa un tema un po' di nicchia, un po' in subordine, magari in altre città dove l'eredità storico-culturale è limitata o quasi nulla, il fatto di avere un forte diventa un elemento determinante, di assoluta pregnanza, di assoluto impegno da parte dell'amministrazione. In una città come Roma non ce la si fa neanche a gestire il patrimonio più conosciuto, più apprezzato, che tutto sommato questo tema di nicchia, appunto dei forti, decade un po' in subordine. Però di tanto in tanto succedono giornate come questa, per cui colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Rossetti e l'ente parco, per cui avviene un dialogo ed è chiaramente questi sono i momenti di assoluta necessità per riuscire a portare all'attenzione appunto della cittadinanza, di studiosi e degli enti questi temi, per pensare che forse nel futuro si possa fare qualcosa. Non è detto che si debba fare qualcosa oggi, ma se mai si parla e mai si dialoga ovviamente mai accade nulla. Quindi, andando avanti su questa breve pre-presentazione della giornata di oggi, concludo dicendo quello che è uno degli intenti che stiamo portando avanti, che per ora si ferma solo su Roma. Noi come Associazione Campo di Cera di Roma nel 2007 abbiamo fatto un sito web dove abbiamo messo tutte le notizie storiche riprese da alcune note scritte dalla sovrintendenza in un libro che fu pubblicato nel 2006 sul sistema dei forti di Roma e sono solo a carattere storico. Questo primo sito web ha comportato già un notevole vantaggio in termini di dialogo, per esempio con tanti studenti in particolare di architettura che ci hanno scritto per sapere se potevamo fornire notizie, informazioni le più svariate, sia per accedere ai posti sia per avere del materiale d'archivio. Quindi si è iniziato a creare un'interazione anche con le facoltà di architettura, ma anche di sociologia, noi speriamo anche con le facoltà di economia e commercio, proprio per cercare sempre di allargare la platea di studio su un tema così delicato come questo dei fatti. Andando avanti e concludendo questa breve presentazione iniziale, martedì prossimo, se uno volesse vedere un forte romano, sarà possibile, perché il forte Bravetta apre eccezionalmente a pubblico per mostrare semplicissimamente
quattro pannelli storico-didattici, quindi non c'è nulla di più che andare a vedere quattro pannelli storico-didattici, quindi il sindaco viene per questo motivo. Però il fatto positivo è che in quel caso viene aperto il forte e quindi sarà possibile andare a visitare. Il Forte Bravetta rispetto a tutti quelli di Roma è il più ampio in termini di spazio aperto all'interno della piazza d'armi e quindi invito i presenti, se ne hanno ovviamente la possibilità di tempo, questa inaugurazione ci sarà martedì alle 10.30, via di Bravetta 742, il specifico dove sta collocato. Noi abbiamo collaborato con loro realizzando i pannelli storico-didattici di questo forte, appunto per le conoscenze che abbiamo maturato nel tempo. Per noi è stato ovviamente un elemento di grande orgoglio e perché non è stato facile, insomma, riuscire a entrare in dialogo con l'amministrazione. Questo invece è il programma che abbiamo studiato per oggi, dove facciamo una breve storia del campo trincerato di Roma in relazione alle funzioni dell'artiglieria in epoca moderna, quali sono le caratteristiche del Forte Appia antica e poi qual è stata la storia del Novecento dei forti di Roma, in particolare dell'Appia antica e dell'Appia Vignatelli, che alcuni sanno, alcuni no, sono gestiti dall'Aeronautica Militare, dal reparto sistemi informativi automatizzati dell'Aeronautica Militare, che è un reparto che è connesso all'aeroporto di Ciampino. Dopodiché faremo un intermezzo musicale, ci sforzeremo con le orecchie, useremo solo gli altoparlanti del computer che ha montato Fabrizio Latini un paio di giornate in cui siamo andati a scattare le foto per questi bellissimi forti, e dopodiché invece riprendiamo sullo stato attuale dell'arte, sulla dismissione di questi beni e i possibili riusi che se ne potranno fare. Dunque, questa è l'istituzione del campo trincerato di Roma, avviene nell'agosto 1877, il decreto che lo istituisce, e sì, forse le luci adesso possiamo spegnere, io intanto continuo per andare un po' più veloce dall'inizio, e da questo decreto su cui viene istituito si passa alla realizzazione di questi forti. Prima che fossero realizzati questi forti avevamo la città murata, Roma, e intorno alla città vedete tutte le strade consolari che innervavano l'agro romano. Allora, quando i militari vennero a Roma, fecero un rilievo complessivo di tutte le mura di Roma e poi iniziarono anche a fare un rilievo topografico di tutti i dintorni di Roma per stabilire i punti dove c'erano le alture più notevoli, di modo tale che si potesse andare a controllare il territorio. E furono selezionate alcuni casali, torri della più disparata natura, che potessero poi servire successivamente come osservatori permanenti nell'agro romano. Tant'è che poi quando vengono realizzati i forti, vedete la relazione che c'è tra i fortini, che potete vedere in nero, che sono tra forti e batterie 18 elementi, tuttora oggi ancora esistenti, chi più e chi meno, e questi cerchi che appunto rappresentano questi osservatori permanenti. Come potete ben vedere, nella parte destra, in riva destra del Tevere, scendendo, ce ne sono molti di più perché la situazione orografica dell'area nord di Roma, quindi è una situazione orografica estremamente più variegata che da quest'altra parte, dove è un'area diciamo più pianeggiante, e quindi per riuscire a controllare la stessa porzione di territorio servivano sia una distanza più ravvicinata dei forti e sia un maggior controllo con più punti di osservazione permanenti. Andando avanti, per far capire questa strana forma che poi vedremo sui forti, che è questa, questo è il forte che viene diciamo adottato in generale con alcune variazioni sul tema planimetriche a Roma, che è il forte prussiano tipo Tunkler, perché Tunkler è un barone che studiò quale poteva essere il giusto rapporto tra pieni e vuoti nell'ambito di queste strutture. Dopo questo studio e questa teorizzazione schematica vi faccio fare un salto indietro e vediamo invece come erano i sistemi fortificati dal punto di vista planimetrico nella Europa rinascimentale, quindi delle strutture bastionate già molto
già molto orizzontali rispetto a quelli che erano invece i sistemi medievali e tardo antichi, dove erano, le mura erano elevate in altezza. Siccome c'era stata un'evoluzione dell'artiglieria nel tempo, non era più possibile mantenere le mura in elevazione, perché queste non avevano capacità di difesa, venivano demolite dalle artiglierie. Allora si iniziò ad accrescere la distanza tra il nemico e la parte resistente con queste strutture bastionate, che all'inizio sono ancora continue, e quindi questa è la permutazione dall'epoca antica, in cui le mura erano continue, e quindi anche questi sistemi bastionati sono continui. E per fare un esempio, l'esempio più eclatante in Italia è la città di Palmanova, che è una città ideale che molti conoscono, che se uno la vede dall'alto è una struttura stellare molto molto affascinante, ed è una struttura continua. E poi invece, dopo le teorie settecentesche di diversi personaggi che studiarono l'evoluzione delle fortificazioni, per cui il più famoso è Vauban, che stava alla corte del re di Francia, si iniziò ad andare su uno schema diverso, che prevedeva la realizzazione di alcuni forti che non erano più quindi un sistema continuo, ma un sistema discontinuo nello spazio, ma erano collegati tra loro dall'osservazione diretta tra forte e forte, e le artiglierie dei diversi forti potevano andare a incrociare i tiri, di modo tale che il settore di copertura era garantito. Questo è in sintesi il sistema. Poi alcune variazioni sul tema nascono, come potete vedere, quella struttura pentagonale rispetto a quella trapezoidale, ci sono alcune modifiche, ma la sostanza è che fino a che si arriva alla prima guerra mondiale i forti diventano sempre più delle opere prossime al terreno, o addirittura totalmente ipogee. L'unica differenza tra l'epoca moderna e contemporanea è l'introduzione del cemento armato nel Novecento, che fa diventare i forti i cosiddetti bunker, dopodiché non si chiamano più forti, si chiamano effettivamente bunker. Ritorniamo al nostro, perché il Forte Appia appartiene invece a queste strutture di fine Ottocento, che la cui applicazione sarà per circa un cinquantennio, perché ripeto, col cemento armato viene stravolto tutto, e poi sarà totalmente stravolto dall'introduzione dell'aeronautica militare. Questo è invece gli usi principali dei locali interni a queste strutture fortificate. In giallo, in senape, potete vedere quello che è il fossato perimetrale, che è un fossato asciutto, quindi non c'è l'acqua, ma serve sostanzialmente a evitare che il nemico possa introdursi all'interno della struttura per poterla prendere, quindi per poterla mandare in aria i piani di difesa. E quindi quella è una difesa contro gli uomini, contro le truppe nemiche della fanteria, mentre invece la funzione più importante è la capacità offensiva del forte di andare a intercettare il nemico in agro romano. Immaginiamo che fossero venuti i francesi a Roma, perché questa era la motivazione per cui furono realizzati i forti, che i francesi, che nel caso i francesi avessero attaccato Roma per restaurare il potere pontificio, avrebbero trovato questa struttura. Se questo fosse accaduto, la capacità offensiva dei forti era determinata dalle artiglierie, che riuscivano a proiettare i propri proiettili contro le artiglierie nemiche prima che queste lo facessero a danno della città. All'interno queste strutture fortificate, dal punto di vista planimetrico, oltre al fossato perimetrale, presentano, come vedete, colorate alcune strutture, le cui principali sono poste lì in alto, parallelamente al fossato. Sono i ricoveri e gli alloggi, cioè i punti dove devono essere alloggiate le militari di truppa e gli ufficiali che erano all'interno del forte. Potete vedere la differenza tra questo, che è uno schema generale planimetrico, e invece il caso applicativo del Forte Appia. Caso applicativo nel lago sono tanti e diversi, abbiamo detto sono 18, quindi la forma adottata è fortemente dipendente dall'orografia del terreno intorno al forte, e quindi dalle esigenze di difendere un particolare settore dell'agro romano. Quindi il Forte Appia Antica è fatto in questo modo, altri sono fatti in un modo leggermente diverso, ma non cambia la sostanza, ossia un fronte superiore che è rivolto verso il nemico, dove ci sono i ricoveri per l'alloggio delle persone, tutto un fossato difeso perimetralmente da alcune fucilieri e alcune gallerie di collegamento che vedete in blu. Per capire meglio cosa c'è sopra questa cosa, ossia sopra di questa, vediamo
la sezione, le diverse sezioni, dove si potete forse intravedere una struttura che è terrapienata, cioè quindi con della terra posta di sopra, e si vede meglio in questa diapositiva che è sempre del Forte Acre, ossia sopra questi ricoveri venivano collocate dei terrapieni che avevano uno spessore di circa 2,5 metri sopra i ricoveri. Questo spessore delle terre garantiva la difesa dalle artiglierie nemiche, ossia se il nemico avesse sparato l'artiglieria contro questo forte avrebbe preso solo della terra e non le strutture che erano sottostanti a questi terrapieni, ossia la terra è un elemento di difesa imminente, molto più importante di sistemi più attivi, quindi è un sistema di difesa passivo, tant'è che nei forti si avevano questa piazza d'armi, cioè questo spazio centrale dove venivano allocati dei volumi di terra aggiuntivi che servivano per le eventuali riparazioni in seguito ad eventuali attacchi nemici. Oltre le mie parole spiega meglio questo plastico, come sono fatti i forti di Roma. Questo è il plastico del Forte Trionfale, che è conservato presso l'archivio dell'Istituto di Cultura dell'Arma del Genio, e potete vedere, forse intravedete, dei cannoncini che sono messi su quegli spalti, su quei terrapieni, che appunto servivano a proiettare le artiglierie verso il nemico, e tutte le strutture di cui vedete solo di tanto in tanto dei prospetti, tutto il resto è coperto da terra. Quindi si cercava di fare in modo che il minimo delle strutture fosse in pericolo per essere attaccato dalle artiglierie. Per farvi vedere quali erano queste artiglierie, questo è un cannone che abbiamo avuto la fortuna di trovare in un archivio personale che ce lo ha fornito, e poi lo abbiamo acquisito al nostro archivio in versione digitale. Questo è un cannone che stava al forte di Montemario, quindi proprio quelli romani. Se vedete la persona quanto è alta rispetto al cannone, vedete che già siamo in piena rivoluzione industriale, non sono i cannoncini un po', come dire, seicenteschi, settecenteschi con le palle di pietro, che no, qui stiamo in piena epoca industriale, per cui sono cannoni che hanno una gittata di 3 km, 3,5 km, addirittura fino a 5 km dopo che viene l'introduzione dell'artiglieria rigata che tende a stabilizzare questi colpi. E questo è un manuale dell'epoca che tratta di queste artiglierie. Queste sono alcune cartoline d'epoca che dimostrano che a Roma come si chiamava la brigata. La brigata era una brigata di artiglieria alla fortezza, e in quella cartolina di destra potete vedere rappresentato diverse cose. Parte a destra una colonna dove sono riportati i nomi dei forti, tra cui anche il Forte Appia. Poi potete vedere l'immagine che rappresenta il Campidoglio, Castel Sant'Angelo, Villa Mellini e San Pietro sullo sfondo. Tutti i punti di passaggio, perché Castel Sant'Angelo era uno dei comandi dell'artiglieria qui a Roma, e Villa Mellini c'era un altro importante comando che era adiacente al Forte di Montemario, che era il forte più importante. E andando avanti parliamo invece di quello che è stato il riuso di questi forti nel Novecento. Perché? Perché nel 1915, quando inizia il primo conflitto mondiale, i cannoni, tutto quello che era il materiale di artiglieria esistente nei forti di Roma viene smontato, tolto e mandato al confine nord-orientale per andare a fortificare il campo di Osocco. Queste sono le notizie che si hanno. E quindi i forti militari, da un punto di vista pratico, effettivamente non sono più impiegati come fortini. In realtà questo processo era già iniziato sul finire dell'Ottocento, e per parlare del Forte Appio, con queste prime due immagini prese dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, che oggi è fortunatamente disponibile online integralmente, per cui si possono fare per i ricercatori una quantità di ricerche informali le più varie, perché si possono andare a trovare notizie. Io per puro gusto mi sono messo a vedere la cartiera latina, sono uscite tantissime atti formali di
riguardante la realizzazione di questa cartiera, per cui per chi è studioso vi invito a consultarla. Qui in questa parte di sinistra vi è un avviso di concorso del 1884, quando il Forte Appia era stato appena realizzato ed era impiegato come diramazione di una colonia per gli ammalati, però non degli ammalati comunque, era una colonia penale agricola, in cui la sede principale era a Tre Fontane, che prima, quindi immediatamente prima dell'euro, ma all'epoca ovviamente era in pieno agro, che aveva alcune diramazioni in pieno agro romano. Evidentemente il Forte Appio, stando totalmente nell'agro romano, fu impiegato all'epoca addirittura come colonia penale, e questo era un bando per permettere di trovare personale che venisse a fare le visite sanitarie a queste persone. In quest'altra invece di destra, stiamo già 25 anni avanti, quindi già parliamo del 1919, vedete che già esiste il comando dirigibile in Ciampino, e a Roma c'è la direzione di archivieria dell'aeronautica, e si fa un bando per vendere del materiale aeronautico dove a Forte Appio. Quindi in 25 anni già c'è un riuso di questo bene totalmente diverso, e qui lo andiamo meglio a vedere in questa slide. Introduciamo il tema dell'aeronautica militare, visto che parliamo di questi forti specifici che ancora oggi sono gestiti dall'aeronautica. Che cosa accade sul fine dell'Ottocento? Proprio al Forte di Burtino viene fatto il primo esperimento di ascensione con pallone frenato nel 1895, in quanto l'anno prima era stato costituito un servizio aeronautico dall'esercito italiano. Dopo questo primo esperimento viene fatto un primo impiego operativo nella guerra di Libia nel 1911 dei palloni aeronautici costruiti prima dai francesi e poi dagli italiani, e nello stesso tempo, quindi poco anni più avanti, a Forte Casilina viene fondato il primo aeroclub, un aeroclub che era formato anche da personale militare ma anche da personale civile. E dopo questo aeroclub, prendendo in affitto dei terreni pianeggianti, diventa invece l'aeroporto Francesco Baracca, che sarebbe l'area di Centocelle che alcuni conoscono. Perché sono stati presi quelle aree? Perché erano pianeggianti, ma perché anche c'era un presidio che era costituito dal Forte Casilina. Quindi comunque c'era un minimo di infrastruttura che metteva a disposizione dei locali coperti in pieno agro romano vicino a un campo che si dimostrò valido per l'aviazione. E quindi abbiamo cercato di mettere in relazione l'uso di questi forti rispetto alla topografia, e quindi abbiamo visto che mentre il Casilina fu selezionato come forte per l'elemento che era costruito dalla pianura, ripeto, qui viene ad esempio il primo volo fatto da Wilbur Wright nel 1908, 5 anni dopo che ne aveva fatto il primo in America, per un elemento che è totalmente diverso, che è quello dell'altura, a Forte di Montemario e a Forte di Gonfale vengono fatti gli esperimenti più avanzati, dopo che il Tiburtino fu abbandonato, per l'ascensione sempre con i palloni frenati, per le applicazioni nel campo delle fotografie aeree, e adesso era collegato il servizio aerologico di Vigna di Valle, che invece sfruttava l'elemento dell'aria, perché questi dirigibili, palloni e quant'altro avevano bisogno di esperimenti di carattere idrodinamico, quindi serviva una grande quantità d'acqua. Cosa di meglio c'era se non il lago di Bracciano, dove fu appunto fatto Vigna di Valle, che oggi è la sede del museo dell'aeronautica. Dall'altro lato invece fu realizzato già nei primi anni del Novecento un primo presidio nella zona di Ciampino, che poi nel seguito divenne l'aeroporto di Ciampino. E il Forte Appio e la batteria Appio Vignatelli in quel periodo furono già richieste dall'aeronautica, ancora che ancora non era un corpo militare a parte, cioè non era un'arma a sé ma faceva parte dell'esercito, furono richiesti perché dove fu inserita la direzione dell'artiglieria aeronautica, collegata quindi all'aeroporto, e tuttora permane questo uso, almeno dal punto di vista formale. Poi vedremo il Forte Appio. Queste sono alcune foto che dimostrano quell'epoca così pionieristica, così affascinante, con questi grandi
grandi strutture costituite in tessuto, in seta, alimentate da rudimentali macchinari per insufflare aria calda all'interno, e queste sono immagini del Forte Trionfale e gli hangar dei primi dirigibili, pure queste sono nella zona del Forte Trionfale, mentre invece queste sono delle immagini legate al Forte Casilina. Il forte si vede in basso, nella fotografia in basso, più verso sinistra. Dal 1909, dove avviene il primo volo di Wright, si arriva già nel 23 alla costituzione della Regia Aeronautica con la prima parata. Quindi nell'arco di 20 anni i progressi sono tali da arrivare a questo livello. Nello stesso tempo, che cosa accade in generale sui forti del campo Vincerato? La prima guerra mondiale viene archiviata e quindi immediatamente dopo, nel 19, si discute sulla necessità o meno ancora di questo campo Vincerato di Roma dal punto di vista operativo, ossia se andarlo a riarmare o meno, e si decide che non ce n'è alcuna necessità e quindi viene radiato dal novero delle fortificazioni dello Stato, che è un atto squisitamente formale, però ha delle ricadute di carattere pratico, perché decadono tutte le servitù di non edificazione negli intorni dei forti, e i forti iniziano a essere impiegati fondamentalmente come magazzini e come depositi. Questo è il maggior uso. Poi alcuni di questi invece vengono impiegati addirittura come caserme. Adesso andremo a vedere. L'ultimo momento nella storia militare di Roma in cui i forti vengono impiegati per un uso pratico, in cui vengono anche in parte riarmati, è in occasione della seconda guerra mondiale, quando nel 1937 viene costituita, rispetto a precedenti, la direzione di artiglieria contraerea, che deve badare alla difesa della città di Roma e del Vaticano, anche che era extraterritoriale, ma faceva parte, diciamo, degli obiettivi anche allora sensibili, evidentemente. Anche se si usavano termini diversi, la sostanza era la stessa. E quindi vengono installate tutte le postazioni di artiglieria. Queste foto non riguardano un forte, ma sono esattamente così, e la difesa contraria di Roma viene affidata a un corpo paramilitare, che è quello della milizia artiglieria, gente che proveniva dal servizio della prima guerra mondiale. E adesso arriviamo invece in epoca totalmente più moderna. Abbiamo detto che all'interno del Forte Appia a quell'epoca c'era la direzione di artiglieria per l'aeronautica, e questa cosa permane fino ad arrivare a tempi recentissimi, in cui queste foto, che ci sono state gentilmente messe a disposizione dal reparto sistemi informativi automatizzati, che sono coloro che accompagneranno alla visita guidata del 7 aprile, questo era il Forte Appio negli anni 80-90, quando fu incredibilmente, direi io oggi, con la consapevolezza attuale su questi beni culturali, non che allora non ci fosse, ma insomma fu impiegato facendo delle pavimentazioni super tecnologiche, pavimenti sospesi, e mettendo un centro elaborazione dati collegato con i comandi più importanti della NATO, che svolgeva delle attività di elaborazione dati. Questo è l'ingresso del forte, e quella è una parte della piazza d'armi, che effettivamente ha ricevuto l'asfaltatura, insomma sono state fatte alcune modifiche, fortunatamente non grandissime modifiche rispetto ad altri forti, e tutto sommato questo forse ha anche permesso che si conservasse nel tempo, però certamente rispetto a come ci immaginiamo una struttura vincolata dal Ministero dei Beni Culturali, certo non è il migliore uso che possiamo immaginare. Qui ci interrompiamo un attimo, forse conviene che stacco almeno, e oltre alle mie parole facciamo vedere un breve reportage fotografico sia dentro il Forte Appio, o meglio Forte Appia Antica, per questo l'esatto nome, e dentro la batteria Appia Pignatelli, che è impiegata dal reparto come armeria e come archivio in parte, quindi quella è ancora in parte effettivamente impiegata, in parte abbandonata. Il Forte Appio non è più usato internamente. Quasi totalmente no, c'è una piccolissima parte che poi non sarà. Questo
più vicino. Questa è davanti perché non si vede lo schermo. Come si trova l'impreciso? Che ci vuole l'altro genio? Dopo ve lo faccio vedere nelle slide. Infatti, questa è la domanda. Ogni forte aveva una batteria? No, le batterie erano dei forti più piccoli, tutto qua. Però non ce l'avevano più.